Amico timer? Sì. È già finito di mangiare. Ciao bambini! Ciao bambini! Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come vedete da oggi siamo in un mukbang. Però avete richiesto davvero in tantissimi e non so perché. Evidentemente vi piace vedere la gente che mangia. In realtà vi svelo un segreto, anche io guardo tantissimi mukbang perché mi fanno venire fame. Tu non sai neanche cosa sia il mukbang. Perfetto, iniziamo bene. Però questo sarà un mukbang tedesco, perché come vedete abbiamo cercato di realizzare dei piatti tedeschi. Qui ho cercato di preparare il Geschnetz con la paprika. Qui lui ha preparato, cosa hai preparato? Gli spätzle con Bratesoße, panna e funghi champignon freschi. Che dopo assaggeremo. Che dopo assaggerò. Assaggerò. Qui abbiamo la classica Kartoffelsalat, anche se lui dice che non è tipicamente quella tedesca, ma a me piace così. Con ovviamente patate, uovo sodo, cetriolini sott'aceto, sì, e maionese. Mentre qui cosa abbiamo? L'insalata di Wurst con cetrioli, cipolle, aceto e io ci ho aggiunto un po' di mais perché il sapore è troppo forte. Noi iniziamo a mangiare perché stiamo morendo di fame, Angela ha già finito. Vabbè. Buon appetito. Buon appetito. Voglio mangiare. Su Instagram vi ho chiesto di farmi delle domande per questo mukbang e quindi niente, mentre mangiamo risponderemo. Ora mischio il tutto perché a me piace mischiare il riso con la sauce e con la carne. Mi sono già sporcata. No vabbè. Sto solo mischiando. Allora, questo è il primo mukbang in assoluto che registro, quindi non siamo abituati, perdonateci se non siamo super professional. E fateci sapere se volete altri mukbang e niente, noi li faremo. Anche quelli vegani. Vegani? Oh mio Dio, mi sei diventato vegano? Mmm, è venuto bene. Allora, ci chiedono, da quanto state insieme? Come hai detto a tuo marito che eri incinta? Un bacio. Un bacio. Siamo insieme da 10 anni. Mm-hmm. 10 anni di fidanzamento, diciamo, in tutto. E 3 o 4 anni di matrimonio. Siamo sposati nel 2016. Tre anni di matrimonio. Come hai detto a tuo marito che eri incinta? Non glielo ho detto in realtà. Sono sceso e sono andato a prendere un test. Sì. Se non avete guardato il video in cui vi svelo il sesso del bambino, in cui vi racconto anche questo, ve lo lascio qui. Comunque, in poche parole, per la prima gravidanza, in pratica, io avevo un ritardo di circa 8 giorni, ma non volevo fare il test perché ero convintissima che arrivassero le mie cose. Lui invece insisteva perché facessi un test. E così è stato, e ovviamente era positivo, e lui era con me, quindi non ho dovuto dirglielo. E per la seconda gravidanza avevo comunque un ritardo, però questa volta abbiamo aspettato solo 2 giorni, perché al secondo giorno abbiamo voluto prendere il test di gravidanza, e abbiamo fatto il test di gravidanza, cioè ho fatto il test di gravidanza e lui ha guardato il risultato, io non ho guardato. Puoi assaggiare? No, ho già assaggiato. Quando? Quando non c'erano le cellulari, tu non c'eri. Ciao amore! Quando e come hai deciso di aprire il canale? Ti adoro tantissimo. Ciao amore brutto! Io in realtà ho aperto il canale, diciamo così, 6 anni fa. Anzi, qualcosa in più, però ho cominciato più o meno a fare video circa 6 anni fa, anche se sul mio canale praticamente li ho cancellati quasi tutti quelli dell'inizio. E da una parte mi pento perché comunque sono ricordi, dall'altra mi vergognavo troppo, quindi li ho cancellati. Come ho deciso di aprirlo? Non lo so, erano i primi, diciamo, primi tempi in cui gli influencer, anzi gli youtuber, sorgevano, quindi volevo provarci e così ho aperto il canale. Non voglio coca cola, cibo.
Io ho il mio cocollo. Certamente. Metto prima un poco d'acqua, se no ti viene mal di pancia. Dov'è il mio bicchiere? Eccolo qua. Fa un po' di uovo alla d'angela. Pit, scene. Voglio l'acqua. Non devi bere l'acqua, tu devi bere. Devo bere l'acqua, che è diverso. La Coca-Cola però in realtà ogni tanto mi faccio un sorso o due sorsi dalla sua perché mi manca. Manca bere la Coca-Cola. Muso. Non ti fa venire niente però. Questa è una domanda stupida. Lo hai ancora il ciclo ora che sei incinta? No. Allora, capisco forse perché hai fatto questa domanda, perché in alcuni casi, in alcune gravidanze, puoi comunque continuare ad avere delle perdite ematiche, penso che si dica, durante ogni mese, però sono veramente molto molto deboli rispetto al vero ciclo, il ciclo vero e proprio. Proprio. Comunque no, non ho il ciclo. Per fortuna. Che c'è? Boh, un rumore. Se ci sei, vieni pure tu, vieni. Vieni a mangiare, vieni. Giustamente. Riscontri sintomi diversi da questa gravidanza a quella di Angela? Se sì, che sintomi diversi riscontri? Per quanto riguarda i primi mesi? No, gli stessi. Mal di testa, nausea, malessere generale, solo che con questa gravidanza leggermente di meno, invece con Angela ne avevo di più. Mentre ora la differenza è che con Angela di questi mesi io stavo ancora benissimo praticamente, mentre con questo qui ho già dolori di contrazioni preparatorie, mal di schiena, male all'anca, e bruciori di stomaco, insomma tante cose. Sono terrorizzata dal vomito a tal punto da aver paura di avere un figlio. Per nausea in gravidanza e virus che potrebbe prendere all'asilo e poi passare a noi genitori, aiutami ti prego. Vuoi rispondere tu? No, passeranno. Generalmente sì. Ci sono alcuni casi in cui la nausea e il vomito vanno avanti anche fino al nono mese, però generalmente non è così, generalmente dura i primi 3, massimo 4 mesi. Puoi essere fortunata pure che non ti vengono. Perché no? E poi dai virus che potrebbe prendere all'asilo e passare a noi genitori, non devi essere terrorizzata, sono cose normalissime. Che ho preso anche tu da bambina. Sì, e che è passato ai tuoi genitori probabilmente. Oppure, se alcune malattie tu le hai avute da bambina, anche che i tuoi figli le prenderanno, non ti riammalerai, ad esempio varicella, morbillo, orecchioni e altre cose. Per quanto riguarda le solite malattie, i soliti malanni, febbre, raffreddore e robe varie, Angela ha iniziato la scuola il 12 settembre e si è già ammalata 3-4 volte, quindi scusa, è del tutto normalissimo. Non ho capito. Giusto. Non le abbiamo fatti vedere, ma qui ci sono anche i pretzel, che è il tipico pane tedesco. Tutto ok? Beh. Vuoi il pretzel? Sì. Ecco qua. Come si dice? Danke. Come avete fatto per quanto riguarda la lingua, specialmente i primi tempi? Spiegati vai. Ecco, così. Tramite l'applicazione del telefono. C'è però da spiegare che i primi tempi è venuto prima lui per tastare un attimo il terreno. Quindi anche per comprare un pacchetto di sigarette andavo col pacchetto vuoto. Sì, diciamo che si arrangiava a gesticolare e a farsi capire in questi modi, però c'è anche da dire che tu all'inizio quando sei venuto qua comunque lavoravi in un ristorante italiano, quindi sì. Per quanto riguarda il lavoro è stato abbastanza facile, mentre per tutto il resto diciamo che a gesti. Sì, anche per me all'inizio. In realtà per me all'inizio parlavo solamente in inglese con tutti. E la mia fortuna è che qui la maggior parte delle persone parla inglese. Quindi mi ha aiutato tantissimo. Fino a quando non ho avuto il coraggio di cominciare a parlare alle persone direttamente in tedesco. E ci è voluto un po' in realtà. Oh mio Dio. Ci è voluto un po', però ci
ci siamo riusciti. E poi vi posso dire, in realtà io ancora tutt'oggi spesso mi affido all'aiuto del traduttore, perché ci sono cose che non so ancora dire, o almeno nella mia testa mi sembrano giuste, poi magari per una sicurezza le vado a tradurre e non c'entrava niente, quindi anche il traduttore aiuta tantissimo, o comunque le app per imparare il tedesco. E non solo il tedesco. Mm-hmm. Come vi trovate in Germania? Come ti trovi in Germania? A parte il tempo si sta bene. Vabbè, ormai mi sono abituata al tempo. Non ci faccio più caso. Per esempio oggi mentre stiamo registrando è buio, buio perché piove, nuvoloso. Però ormai ci siamo abituati, non è come all'inizio. All'inizio mi pesava tanto, specialmente arrivando dal sud Italia dove per la maggior parte dei giorni c'è sempre il sole. È stato difficile, però non mi pesa più. Tu come ti trovi? Bene, è il tempo ideale per me. La Germania offre tanto, ha tanto da offrire, soprattutto ai giovani. E è bella, non è brutta la Germania, in realtà, è bella. È ricca di storia, di cose particolari, di cibi buoni. Fanno alcune cose che veramente, cioè, sono improponibili per noi italiani, per la cucina italiana sono improponibili, specialmente quando vogliono cimentarsi nel cucinare le specialità italiane, come la pizza, spaghetti, lasagne, cannelloni. Però dai, incoraggiamoli questi tedeschi. Tu riusciresti a mangiare un cervo? Beh, sicuramente sarà buonissima la carne, non lo metto in dubbio. Però no. Ecco. Ma non sono gli unici che lo fanno, cioè non è che solo i tedeschi mangiano il cervo. No. Tu berresti latte e caffè dopo aver mangiato tutta sta roba? No. Loro lo fanno. Però, allora, sono abitudini, ok? A noi fa strano perché noi siamo abituati alla colazione dolce rispetto alla loro, a mangiare in modo diverso rispetto a loro. Siamo abituati alla bottiglia di vino sul tavolo. Loro mettono il boccale di birra e il cappuccino. Sono abitudini alla fine, sì. Però comunque si mangia bene, se si sa cosa mangiare si mangia bene, non è vero che fa tutto schifo. Vuoi parlarci magari della prima volta che te ne sei andato in Germania, le abitudini eccetera? Ecco, appunto, come stavamo dicendo poco fa, le abitudini sono diverse in tutto e per tutto, su qualsiasi campo. Basti pensare al fatto che i tedeschi mangiano prestissimo, 11:30, mezzogiorno mangiano, e già per esempio all'1:30, alle 2 sono già per strada con le biciclette o comunque a passeggiare con gli animali, con i bambini. Quando a letto presto? Sì. Quello per forza di cose. Anche noi, cioè per forza, perché comunque c'è il lavoro presto, il giorno dopo, o la scuola, quindi per forza. Però è vero anche questo, in linea di massima rispetto a noi italiani, anche qui cenano molto presto, verso le 5:30, 6 cenano, in modo che alle 8:30, 9 sono già a letto. E magari noi italiani, almeno noi del sud, spesso ci siamo ritrovati a cenare anche le 10 di sera, cioè 9:10 di sera, insomma è diverso. Che altro? Sono molto 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 precisi, molto puntuali, a differenza nostra. Problemi tecnici, questa è la terza volta che leggiamo la stessa domanda. Ogni volta che finiamo di leggere questa domanda e vogliamo rispondere, si stoppa la registrazione, tant'è che ho dovuto cambiare macchina fotografica perché prima stavamo registrando con la 1300D e non so, vediamo se succede anche con questa. Forse le entità che sono in questa casa non vogliono che vi diciamo questa cosa. Io vi ricordo che se volete acquistare i gioiellini che sto indossando, tra cui orecchini e collanine, vi ricordo che il codice sconto Cristina Kaulitz è valido ancora fino al 7 novembre, quindi affrettatevi. In ogni caso, continuano ad esserci i soliti rumori, le solite cose anomale, però non so te, ma io ormai mi ci sono abituata, cioè non mi spaventa. Ormai fa parte della famiglia. Esatto.
La mia domanda è: come vi sentite stare lì in Germania? E la tua risposta è? Bene. Molto bene. Traduzione. Ripeti per favore. Anch'io mi trovo molto bene a stare qui. Ormai lo sapete, anche se ho spesso dei momenti di nostalgia in cui farei la valigia e me ne tornerei a casa. Nostalgia, nostalgia. Copyright. Però siamo molto bene qui. E un'altra domanda: come ti senti in questa casa con quello che ti succede? Normale. È una casa normale. È una casa normalissima, non pensiate che sia tipo una di quelle ville infestate. Nope. Un semplicissimo anche appartamento. Se c'è una bella villetta da queste parti. Ma non sai che è infestata. No, però da quella. Da quell'impressione, vero? Proprio da film horror, che sembra che mo si affaccia un'ombra alla finestra. Qualche volta la devo far vedere. Però, insomma, questo è un appartamentino semplicissimo, classicissimo tedesco. E con la particolarità di una presenza che si fa sentire ogni tanto, spesso e volentieri. Come vi siete conosciuti e quanti anni avevate? Come ci siamo conosciuti? Ma se ti mangiassi risponderei io, ma non stiamo. Allora, ci siamo conosciuti a teatro, ad un musical. In realtà noi stavamo preparando un musical e lui si è aggiunto alla, come si dice, alla compagnia. E niente, io l'ho notato fin dal primo giorno. Ma chi è questo ragazzo? Non l'ho mai visto da queste parti. Ma è di qui? No? Bene, come si chiama? Quanti ne ha? Erano tutte domande che mi facevo nella mia testa, mentre poi la mia faccia com'era? E quanti anni avevamo? Allora, io avevo 14 anni. Sì, 14 anni e tu 19. Sì, avevo 14 anni. Ciao, sono nuova e sono mamma da 4 mesi. Volevo auguri. Sapere, auguri. Volevo sapere quando si svolgerà l'indagine dell'IPR. Allora, voi rimanete comunque sintonizzati sia sul mio canale che sul mio account Instagram. FM Music. Solo musica, no. E soprattutto vi ribadisco anche in questo video, nel video precedente che trovate sempre qui, vi ho lanciato una sfida, ovvero aiutatemi a far arrivare il canale dell'IPR a 15.000 iscritti e noi faremo un'indagine paranormale nella foresta nera. Attenzione, se non conoscete la foresta nera, dove vivete? Dove vivete? In Italia. Probabilmente. Ma la foresta nera è piena zeppa di leggende. Non solo la foresta nera, tutta la Germania. Un po' tutta la Germania, ma specialmente questa zona della Germania, il sud. Iscrivetevi anche al canale dell'IPR e aiutiamole ad arrivare a 15.000 iscritti, perché meritano davvero tanto questi ragazzi. Sono veramente molto 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 bravi. E soprattutto entrambi vi faremo sapere appena sapremo la data sicura dell'indagine che faremo qui, ve l'annunceremo sia in un video sia su Instagram. Vivere la gravidanza lontana dalla famiglia. Allora, indubbiamente non è sempre... È molto comodo stare vicino alla famiglia. Ecco, non è sempre facile. Però anche in questo caso ci siamo dovuti adattare. E quindi è comunque possibile. È possibilissimo. Bisogna però avere tanta forza, tanta pazienza e niente. Che nome darai al tuo bambino? Molto molto male, vuol dire che non avete visto il video che vi lascio sempre? Nell'info box! No! Sì, lo trovate giù nell'info box. Info il video. Box. Lui mi prende in giro quando dico info box. E guardate quel video, perché lì vi svelo il sesso, il nome e tutte le altre curiosità. In ogni caso, come si chiamerà il nostro bambino? Andrea. Andrea. Perché hai deciso il nome Andrea? Perché hai deciso il nome Andrea? Perché hai deciso? Allora, innanzitutto lo abbiamo deciso, non è che l'ho deciso io da sola. No? Sì. Ah, bene, meno questo. E niente, semplicemente ci piaceva. Era un nome che piaceva ad entrambi, anche ad Angela, fin da subito, e quindi è sempre stato Andrea. E Monella, Angela? Sei Monella? Sì. Sì.
In realtà è una bambina normalissima, è molto vivace, ma è anche molto dolce. E niente, ci sono volte in cui ci fa esasperare, però in linea di massima è nella norma. Farai il video della tua indagine con l'IPR? Sì, assolutamente, e lo troverete non nell'info box, ma sul mio canale. Ma tu lavori in Germania? Io sì. Meno male, solo che stiamo a fare qua. Ci tengo a dire una cosa, il lavoro della mamma è un lavoro a tutti gli effetti. Tante volte sento dire: ah, ma tu, beata te che non lavori, stai a casa, beata te che sei casalinga. E questa cosa mi fa imbestialire, ma non sapete quanto, perché voi non avete idea, almeno voi persone che dite queste cose, non avete idea di che cosa significa stare in casa e allo stesso tempo occuparsi della casa, dei vestiti, cucinare, un bambino che adesso va anche a scuola, quindi wow. Non è fare niente, ragazzi, ok? Non è fare niente, è un lavoro a tutti gli effetti. E ti stanchi forse anche più di una persona che va al lavoro, si fa le sue orette e torna a casa. Ok, non sto parlando di te, Non sto parlando di te, parlo in generale di tutte queste persone, specialmente uomini che dicono queste cose. Comunque, sono in maternità e considero il lavoro della casalinga un lavoro a tutti gli effetti. Vorrei sapere una ricetta facile, facile, tedesca, ma buona. Beh, compri il pacco di Würstel, lo metti in microonde ed è pronto. In realtà anche i piatti che abbiamo preparato oggi non sono difficili. E nell'info box dopo troverai le ricette. No. Comunque anche l'insalata di patate alla tedesca è facilissima, è una ricetta molto veloce. Ovviamente si fanno bollire le patate, si aggiungono le uova sode, i cetriolini sotto e la maionese. Sotto aceto. E la maionese. Ed è pronta. Più facile di questo si muore. Quanti anni avete tu e tuo marito? Io ne ho 24, a marzo 25. E io ne ho 27. Ti piacerebbe. No, mio marito a gennaio compirà 30 anni. No, però 29. Diteglielo che non se, cioè non li dimostra 30 anni. Farai il video quando partorirai? Vorrei tanto vederlo. Che problemi avete, ragazzi? Perché volete vedere il video di un parto? È una cosa un po' splatte. No, non lo farò, o comunque non lo farò per YouTube, perché è una cosa molto intima, molto personale. È una cosa che se anche volessimo fare, rimarrebbe per noi, per un ricordo nostro e per la nostra famiglia, cioè tutte le zie e cugine che rimangono giù in Italia e che vorrebbero essere presenti. Raccontateci un momento divertente vissuto insieme. Così sembra che siamo due persone tristi. In 10 anni ce ne sono davvero tantissimi, cioè è difficile adesso dirne uno solamente, però non so perché, ma a me viene sempre in mente di quando tu volevi fare il figo e saltando ti sei strappato i pantaloni. No, ragazzi, vi giuro, io sono morta quella sera, sono morta, perché non doveva fare il figo, doveva fare tipo, avete presente le ballerine che saltano e fanno le spaccate? Ecco, lui evidentemente si sentiva un po' Stefano De Martino in quel momento e quindi ci ha provato. E mi è andata male. E fu così che non diventò mai un ballerino. Che lavoro fa il tuo marito? Il mio marito fa... l'operaio. Come l'ape. Come l'ape. No. Dai. Allora, come dolcetto, in realtà io avrei voluto le berline pollen. I bomboloni ripieni di marmellata, ma non li ha trovati e poi comunque non gli piacciono. Quindi ha preso queste donuts. Non è che non le ho trovate, non mi piacciono e non le ho prese. Comunque ha preso queste donuts con sopra della cioccolata e queste piccoline semplici. Io sinceramente preferisco queste piccoline. E niente. No! Sono buonissime, giuro. Sono una delle poche cose che forse si avvicina leggermente alle nostre graffe italiane. Leggermente. Ma non si fa di colore, ma che cosa?
sta sopra. Ma dove la sta pure dentro? No, poi disgustavo. Il tuo primo ciclo, racconti la tua esperienza? Una sera sono andata in bagno e ho trovato su Islip, appunto... Ma ci mangiando, vero? Il sangue. E niente, non ho chiamato mia mamma, non ho avvisato mia mamma perché avevo paura che se l'avessi detto a mia mamma non mi avrebbe fatto uscire. Quindi mi sono tenuta la mutandina così, ci ho messo la volta di carta igienica e sono uscita. Il giorno dopo gliel'ho detto. Avevo 11 anni, volevo uscire. Sapevo cos'era, cioè ero preparata, nel senso che mia mamma mi ha sempre spiegato queste cose. Poi vedevo lei che lo aveva, quindi le bambine già crescono sapendo queste cose. E una cosa divertente è che quando l'ho detto a mia mamma il giorno dopo, prima di tutto mamma mi ha detto: ma tu sei pazza, perché non me l'hai detto ieri, perché non me l'hai detto, ho detto queste cose. E poi indovinate un po' la prima cosa che mia mamma mi ha detto qual è stata? Adesso puoi rimanere incinta. No vabbè, mi raccomando. E io tipo traumatizzata, cioè immaginate una bambina di 11 anni che ha per la prima volta il ciclo, sua mamma che dice adesso puoi rimanere incinta. Io neanche sapevo, vabbè sì, sapevo come si rimaneva incinta, però a 11 anni, cioè spero almeno che non si pensi già a quelle cose lì. Io a 11 anni sinceramente pensavo che dovevo uscire per comprarmi lecca-lecca, l'estate, le gomme al melone. Oltretutto c'era un'altra domanda che non riesco a trovare, ma l'ho letta, che chiedeva a che età la vostra prima volta. Allora, diciamo che questa fa parte un po' della sfera personale, no? Mi stingo a rispondere. Ecco, non mi sento di entrare proprio nei dettagli così, nei meandri più oscuri, però... Quello che posso dire è che sicuramente la mia prima volta è stata speciale ed è stata con la persona giusta e quindi niente, ancora oggi non me ne sono mai pentita. Ho aspettato davvero la persona giusta che, vabbè, ormai si è capito, è lui. A volte mi arrivano delle domande tipo: come faccio a capire se lui è quello giusto? Allora, io non so dirvi precisamente come fare a capire, però vi posso dire la mia esperienza. E cioè che questo povero ragazzo mi ha aspettata per un anno e qualcosa. E non se n'è andato, ha aspettato, non me l'ha mai fatto pesare, non mi ha mai costretta, non, niente, ok? Non ha mai detto quelle cose tipo se non me la dai io me ne vado. Anche perché gli avrei detto ciao. E quindi diciamo che ho capito che era la persona giusta. Andrea si è riempito? Non si riempite più la mano. Ho messo la maglia nera perché così, capito, sfina. Da meno nell'occhio. Ma in realtà la pancia c'è. È qui. Non so se riuscite a vederla, magari così, ecco, così si vede. Che pazzo. Come devo fare per farla vedere? Si confonde. Una cosa? Col divano nero. Allora ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Non vi scordate di guardare nell'info box. Ovviamente. Io vi ricordo di lasciarmi un bel like se questo video vi è piaciuto. Fateci sapere se ne volete altri. E vi ricordo di accettare la sfida dei 15.000 iscritti per l'IPR. Non mi guardare. Così potremo fare l'indagine nella foresta nera. Verrai anche tu? O forse andrai solo tu? Vedremo. Anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacio e zanne in spalla, vampiri. Ciao! Oh, la